offensivo, giocatore su cui la Svel conta molto, anche quando rientrerà De Colò, che gioca anche tanto da playmaker, risponde. E Barcellona, giocatore anche lui molto molto esperto, Napier si prende il blocco granitico di Kuzmic, ancora il roll del giocatore serbo del tredicesimo City of Cagliari, che poi Dinamo Sassari e Olimpia Milano andranno a contendersi alle 20:30 come successo esattamente anche lo scorso, seguito da Ndiaye. Consegnato poi per Lazic, ancora un end off per Napier, catch and shoot da tre punti, contropiede di Napier per Lazic, in punta Ilic, Napier schiaccia per terra, dentro per Onyen Kuzmic. Particolare lo scorso anno, soprattutto nelle Final Four, sembrava l'Eurolega del 2013, non del 2023, perché tanti vecchi, tra virgolette, sono stati con 12 personali, ha servito Gietraitis, poi ancora Napier, si muove Kuzmic, ecco il pallone servito proprio, se la sfrutta con Napier, seguito dal veterano Cody, prova a farlo impazzire dal palleggio, Napier, pallano Luke per Bolonboy, 8 secondi. Sulle sue tracce c'è lì il movimento di Kuzmic, che poi si porta verso il centro dell'area. Step back e tiro da tre punti. È iniziato il terzo quarto, allora qui al Palapirastu, finale terzo quarto, che ha fuori in questo momento solo due giocatori, uno solo al mondiale. Insomma, si aspettava qualcosa in più ieri. Intanto Napier manda. La Stella Rossa riuscirà a ricucire minimamente lo strappo in chiusura di quarto. Nedovic col tiro, pallone, si lotta a terra, Kuzmic esce vincitore dalla battaglia, allora Napier è pronto a lanciare Anga, tripla in transizione per il campo, Nedovic accoppiato con lì, è pronto il blocco di Mitrovic, poi Napier tiro da tre punti per il sorpasso. Steal of Red Star. Chiamata corna qui nell'attacco della Stella Rossa, Napier pesca molto bene il roll di Mitrovic.